Covid-19, nuovo record di casi in regione, le Marche passano in zona arancione. Manifestazioni in scena a Pesaro per il comparto sanitario e della sanificazione. Ospedale unico, sulla questione interviene il sindaco di Fano, Massimo Seri. 8 nuovi positivi nel team squadra VL, rinviata la partita contro la Virtus. Una buona serata a tutti i telespettatori di Rossini TV, il canale 633 del Digitale Terrestre. Bentornati a un nuovo appuntamento con l'informazione e con il nostro telegiornale. Buona serata anche a chi ci segue in streaming sul nostro sito e chi ci guarda in diretta sulla nostra pagina Facebook. Apriamo subito con l'annuncio arrivato poco fa dal governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il quale appunto ha annunciato che le Marche a partire da questa domenica entreranno nella zona arancione. Una decisione anticipata ad Acquaroli dal ministro della Salute Roberto Speranza. Una classificazione, afferma il governatore, che fino a ieri non era prevista, seppur negli ultimi 2 giorni i numeri dei positivi erano oggettivamente cresciuti, in particolare quello dei sintomatici. E dal cartello vediamo quindi cosa cambia da questa domenica. Le nuove regole, confermato quindi il divieto di circolazione dalle 22 alle 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Primo cambiamento fondamentale è quello del divieto agli spostamenti in entrata e in uscita da una regione all'altra e da un comune all'altro, salvo anche in questo caso comprovati motivi di lavoro, studio, salute o necessità. Altra misura molto importante è la chiusura di bar e ristoranti 7 giorni su 7, una chiusura completa quindi per le attività di ristorazione. L'asporto invece è consentito fino alle ore 22 e per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Confermata la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi e anche dei musei e delle mostre. Confermata la didattica a distanza per le scuole superiori, mentre continuerà ad essere in presenza quelle per le scuole dell'infanzia, elementari e medie. La riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico. La sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e nelle tabaccherie. E restano chiuse invece le piscine, le palestre, i teatri e i cinema. A restare aperti invece i centri sportivi. Le misure quindi entreranno in vigore a partire da domenica e avranno una valenza di 2 settimane. E ora apriamo la pagina degli aggiornamenti per quanto riguarda il Covid-19 nella regione, perché il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.588 tamponi. 2.073 nel percorso nuove diagnosi e 1.515 nel percorso guariti. I positivi sono 740 nel percorso nuove diagnosi e di questi 94 sono registrati in provincia di Pesaro e Urbino. 18 il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva all'ospedale Marche Nord, 44 in subintensiva e 17 in malattie infettive. 11 invece il numero dei decessi registrati nella giornata di ieri. Tutte le vittime soffrivano di patologie pregresse e 2 di queste sono state notificate all'ospedale di Pesaro. Si tratta appunto di 2 persone, un 98enne originario di Ascoli Piceno e un 92enne di Fano. E ora voltiamo pagina perché questa mattina a Pesaro sono andate in scena 2 importanti manifestazioni. La prima si è svolta all'ingresso dell'ospedale Marche Nord, dove alcune sigle sindacali si sono riunite in sostegno dei lavoratori della sanità. Vediamo il servizio. I sindacati di categoria FPCGL, CISL-FP e UIL-FPL hanno organizzato questa mattina in piazzale Cinelli, davanti all'ingresso dell'ospedale Marche Nord, una manifestazione a supporto del personale del comparto sanitario che in questi giorni è nuovamente impegnato a contrastare una fase molto delicata dell'emergenza Covid-19. Presidi organizzati in diverse piazze della regione per chiedere correzione ai contratti delle figure impegnate nell'emergenza, ma anche un piano straordinario di assunzioni per superare il precariato con investimenti da destinare nel settore pubblico. Siamo qui e come ci sono altre manifestazioni in tutta Italia per rivendicare fondamentalmente 3 cose. Uno, l'assunzione di tutti i precari e impegnati nell'emergenza che vanno avanti con contratti a tempo determinato dopo tempo e hanno i requisiti per poter essere stabilizzati.
un piano straordinario di assunzioni per tutta la pubblica amministrazione, perché dal 2009 ad oggi, diciamo, il risparmio sulla spesa pubblica è stato fatto con tagli lineari, il cui effetto si è visto ancora meglio nella pandemia. Il servizio pubblico ha bisogno di più risorse economiche e di personale e di investimenti in formazione e tecnologia. E la terza cosa, siamo a chiedere la garanzia della sicurezza sul posto di lavoro, perché non è più possibile lavorare senza garanzia di una sorveglianza sanitaria precisa e dispositivi di protezione adeguati. E chiediamo il rinnovo del contratto nazionale del pubblico impiego, che è scaduto nel 2018, non solo come strumento per una rivendicazione economica, ma anche come strumento per valorizzare quelle professionalità che garantiscono tutti i giorni salute, sicurezza, istruzione e il welfare di questo paese. Siamo oggi qui in piazza principalmente per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei dipendenti della sanità pubblica, il personale del comparto, i professionisti sanitari che anche questa volta sono stati chiamati con grande senso di responsabilità e professionalità anche ad affrontare una pandemia. È giusto che ci sia in questo momento storico un rinnovo vero dei contratti nazionali di lavoro. Chiediamo anche più sicurezza per il personale all'interno delle strutture sanitarie, quindi che chiediamo un screening a tappeto su tutto il personale per salvaguardarlo dal rischio di esposizione al Covid-19, e poi chiediamo assunzioni straordinarie per dare nuova linfa al personale e alle strutture sanitarie che hanno subito tagli macroscopici di posti letto e personale negli ultimi 20 anni. Oggi siamo qua a rivendicare il contratto collettivo nazionale, oramai quasi scaduto da 3 anni, a maggio 2021 saranno 3 anni. In questo caso noi chiediamo il rinnovo del contratto, maggior rispetto per i lavoratori del comparto, quindi parliamo di OS, infermieri, personale tecnico, di radiologia e quant'altro. Siamo qui a rivendicare anche la sicurezza dei lavoratori, in quanto chiediamo dispositivi di protezione per tutti il personale che opera in prima fila per la pandemia. E come dicevamo, quello del comparto sanità non è l'unico presidio che è andato in scena questa mattina a Pesaro. In Piazza del Popolo infatti è andato in scena lo sciopero dei lavoratori di multiservizi delle Marche, la maggior parte addetti alle pulizie e alla sanificazione. Ha documentato per noi questo presidio Marco Cadeddu. La morsa della crisi economica unitamente al proseguimento della pandemia colpisce duro e sta strozzando i lavoratori nelle imprese di pulizie, come possiamo vedere alle mie spalle. Questa mattina riuniti in Piazza del Popolo per manifestare il loro disagio e per chiedere a grande voce il rinnovo di un contratto che non arriva da ben 7 anni. I lavoratori, supportati naturalmente dalle 3 sigle sindacali, CGIL, CISL e UIL, chiedono a gran voce di poter mantenere il loro posto di lavoro, chiaramente, di un aumento della retribuzione, un mantenimento della malattia ed ovviamente le massime garanzie sanitarie e di sicurezza. Sono 7 anni e mezzo che c'è un ritardo nel contratto, nella stipula del contratto. Avevamo posizioni ovviamente lontanissime, le parti datoriali volevano in questo rinnovo annullare i diritti dei lavoratori. Abbiamo lottato per questo, abbiamo fatto un lungo periodo di scioperi e siamo arrivati fino a marzo e aprile del 2020 in piena pandemia, specialmente per la provincia di Pesaro, dove i lavoratori si sono spesi, hanno lavorato con diligenza e con al pari passo degli operatori sanitari, ma non si vedono riconosciuto il loro diritto. Da giugno a settembre erano riniziate le trattative e avevamo condiviso le parti su cui intavolare la discussione, e invece abbiamo registrato un dietrofronte della parte datoriale, delle associazioni datoriali, ritornano sulle vecchie posizioni e addirittura disdettano gli appuntamenti presi, per cui non ci restava altro che ovviamente
aumentare la nostra protesta e arrivare fino allo sciopero, e continueremo in tal senso fino a quando non vedremo rispettati i diritti dei lavoratori. Ci troviamo oggi di nuovo insistentemente a rivendicare questo diritto, il diritto per delle lavoratrici e dei lavoratori che risultano invisibili ma che nei fatti e nella pandemia sono diventati assolutamente essenziali, assolvono un lavoro importante, puliscono e sanificano i luoghi di lavoro, gli ambienti di lavoro, a cominciare dagli ospedali, alle case di riposo, ma negli uffici, nelle scuole, nell'università, in molti uffici pubblici, ma anche nelle realtà private. Sono lavoratori spesso in appalto, con un salario bassissimo e pochissime ore di lavoro settimanale. Lavoratori, un lavoro sfruttato e ancora ancorato, diciamo, a diritti e una retribuzione, ripeto, che da oltre 7 anni e mezzo non viene rivalutata. Quindi noi oggi con forza rappresentiamo al prefetto le nostre istanze affinché le rappresenti per nostro conto al Ministero, e in tutte le province d'Italia e a livello nazionale le lavoratrici e i lavoratori si astengono dal lavoro. Il contratto multiservizi interessa circa 600.000 lavoratori a livello nazionale, per le Marche sono circa 3.000. Circa un 70% è lavoro svolto da donne. Donne che spesso hanno contratti part-time di poche ore, che lavorano su più sedi di lavoro e a volte sommano contratti di 5-10 ore di lavoro, retribuite circa 7,80 euro l'ora, a volte attività anche con carichi di lavoro pesanti, faticosi, parliamo di lavoratori delle pulizie che garantiscono quindi l'accessibilità dei luoghi di lavoro quali scuole, uffici, supermercati. Parliamo anche però di operatori che sanificano ospedali e case di riposo. Siamo qui per chiedere con forza il loro rinnovo contrattuale, il rinnovo del contratto multiservizi. Salvare il Santa Croce e adeguarlo all'eventuale nuova struttura. E questo il proposito del sindaco di Fano, Massimo Seri, che si inserisce nel dibattito riguardante l'ospedale unico, rivolgendosi direttamente all'amministrazione regionale, chiedendole di fare chiarezza e di cominciare a costruire davvero la sanità di domani. Il servizio è di Simone Celli. Nuovo ospedale sì, nuovo ospedale no. È il grande tema degli ultimi giorni. In realtà una battaglia che perdura da lungo tempo tra diversi modi di intendere la sanità. Ma in corso non c'è soltanto un braccio di ferro tra la regione, che pare voglia far piazza pulita di ogni eventuale ospedale unico, e il governo, che invece propone il rafforzamento della sanità territoriale senza rinunciare a nuove strutture altamente specializzate. Secondo il sindaco di Fano, Massimo Seri, è innanzitutto la stessa giunta regionale a dover chiarire quali siano le sue reali intenzioni, con un punto fermo: preservare l'ospedale Santa Croce adeguandolo e integrandolo con l'eventuale nuova struttura. C'è tanta confusione e poca chiarezza, perché anche le dichiarazioni apparse si contraddicono tra loro, perché da una parte si fa riferimento alla sospensione del project financing sulla realizzazione della nuova struttura di Muraglia. Dall'altra altri componenti dell'amministrazione regionale dicono cose diverse. In alcuni casi dicono non facciamo più quello ma facciamo un nuovo ospedale. Allora qui le cose sono semplici, complicate ma semplici. Bisogna intanto chiamare tutto per nome e cognome. E la regione deve dire con chiarezza cosa vuole fare. Se vuole proseguire col progetto esistente, cioè arrivare al termine dopo l'integrazione fra i due ospedali, la realizzazione di un nuovo ospedale. Oppure deve avere il coraggio di dire torniamo indietro, non ha più senso questo percorso, quindi non ha più senso l'azienda Marche Nord, e si ritorna a due ospedali veri, autonomi, con tutte le caratteristiche. Ma non ha fatto chiarezza, io comprendo, abbiamo votato poco fa, da una parte hanno parlato la pancia della gente attaccando sul percorso sanitario, in modo particolare nelle vallate del Metauro e del Cesano, guadagnando anche consensi, e dall'altra magari non dicendo chiaramente che non avrebbero realizzato la nuova struttura, quindi così tranquillizzando coloro che erano interessati, per cui sono quelle situazioni particolarmente complesse. Però io quello che dico che oggi noi dobbiamo guardare l'interesse dell'utenza, non si può andare avanti in questi termini, perché il rischio è che si continuerà a litigare, a discutere per altri 10 anni senza fare un passo avanti.
E non fare passamenti significa continuare a stressare le strutture, stressare gli operatori sanitari, medici, infermieri, significa non dare servizi di qualità all'utenza, perché non si può pensare ad un'unica struttura ospedaliera con due edifici a 10 km l'uno dall'altro. Di solito ci si sposta da un corridoio all'altro e non con l'ambulanza da una struttura ospedaliera all'altra. Ci sarà presto un tavolo per fare chiarezza? Beh, noi abbiamo chiesto, io l'ho chiesto personalmente, ma il collega Ricci lo ha chiesto a sua volta, l'incontro al Presidente della Regione, all'Assessore alla Sanità per fare chiarezza, perché per quello che riguarda Fano c'è un protocollo in essere, ci sono altri interventi previsti, a cominciare da una struttura convenzionata che è un'opportunità per il nostro territorio e ha una sua importanza, e quindi non ci vuole ambiguità, devono dire con coraggio, avendo oggi assunto la responsabilità di governare la Regione, cosa intendono fare e confrontarsi veramente. Green Factory, società controllata da Marche Multiservizi, ha scelto la piana di Italacchio per la realizzazione del biodigestore. La comunicazione è stata inviata all'amministrazione provinciale, che è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, ma anche all'amministrazione comunale di Vallefoglia. Ce ne parla nella prossima intervista realizzata da Andrea Sabatini, il presidente di Marche Multiservizi, Antonello Delle Noci. Marche Multiservizi, dopo un grande lavoro di studio ed analisi del territorio, ha identificato in quello di Italacchio il migliore posizionamento e la migliore location per l'impianto di biodigestione. Un luogo, quello di Italacchio, idoneo da un punto di vista viario, idoneo da un punto di vista urbanistico e anche la distanza dalle case, elementi questi essenziali. E tutto nasce quindi da una presentazione, una volontà che Marche Multiservizi ha depositato quindi per iniziare l'iter procedurale in provincia, dandone comunicazione all'amministrazione comunale. L'amministrazione stessa ha raccolto quindi la nostra lettera e ha raccolto anche la nostra disponibilità, che parte da oggi, quindi di informare tutta la cittadinanza oltre che l'amministrazione. Quindi Marche Multiservizi sarà presente il prima possibile e per il tempo necessario per informare la cittadinanza dell'impianto. Un impianto utilissimo al territorio da un punto di vista dell'economia circolare, per la diminuzione dei rifiuti e anche per un risparmio per i cittadini sulla tariffa, ma soprattutto un risparmio ambientale, e dico che quello non ha sicuramente valore. Quindi inizia un percorso partecipativo che ci vedrà impegnati nel chiarire e informare tutti i cittadini, e la volontà è anche quella di poter accompagnare tutti coloro che lo volessero anche a visitare questi impianti, impianti che sono assolutamente senza odore, impianti che non hanno nessun elemento se non un capannone come qualsiasi altro capannone in un territorio che già prevederebbe quel capannone. Ecco, questo è il primo inizio del percorso partecipativo che ci accompagnerà, speriamo, alla realizzazione di un impianto, quello che noi vorremmo fare, l'impianto più bello d'Italia. Solamente per anche una curiosità, nel caso in cui dovesse appunto partire il progetto, i tempi tecnici per la costruzione intorno a quanto si aggirano? La questione dei tempi è molto molto importante, perché per far sì anche di ricevere i contributi che l'Unione Europea mette a disposizione, e questo proprio perché la necessità degli impianti, come ci ha voluto ricordare Legambiente pochi giorni fa, in un titolo forse un po' forte, in una frase, rifiuti zero, impianti mille, ma il concetto che anche l'Unione Europea spinge in quella direzione, viene per far sì che i contributi quasi ripaghino l'investimento, e parliamo di un investimento di 35 milioni di euro, dovremmo avere concluso tutte le attività entro la fine del 2022, quindi diciamo circa 2 anni di tempo per concludere tutto quello che sarebbe l'impianto. E adesso torniamo a parlare dei lavori che sono cominciati qualche giorno fa per rendere definitiva la rotatoria di Loreto, perché i consiglieri comunali della Lega hanno presentato un documento indirizzato alla Giunta per chiedere che gli attuali interventi di riqualificazione dell'area prevedano un inserimento di verde pubblico che abbia quindi la funzione di calmierare il livello di polveri sottili presenti in una delle aree più trafficate della città. L'area Vasta 1 informa la cittadinanza che in seguito alla riconversione in Covid positiva della struttura di Galantara, il centro per i disturbi cognitivi e le demenze è stato trasferito nella Casa della Salute di Vallefoglia. Al servizio si accede previo contatto telefonico o recandosi personalmente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17.
Confcommercio di Pesaro Urbino ha deciso di realizzare una nuova campagna a supporto di tutte le categorie associate dal titolo Acquista sotto casa. Sarà aperta sul sito internet www.ascompesaro.it e sulla pagina Facebook di Confcommercio una sezione dove tutti i soci potranno caricare una promo dedicata e un coupon che dia visibilità e promuova gli acquisti nel periodo natalizio per le attività locali associate a Confcommercio. Maggiori informazioni sono disponibili sempre sul sito internet di Confcommercio. È un'opposizione ferma e convinta quella di Enrico Rossi, sindaco di Cartoceto, contro quanto introdotto dalla delibera dell'Autorità Nazionale di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, che a partire dal 2021 produrrà un aumento delle tariffe TARI per la maggior parte dei comuni. Una decisione inaccettabile, ha sottolineato il primo cittadino di Cartoceto, in un momento così delicato e di grande fragilità, il quale ha chiesto poi l'intervento urgente da parte del governo per posticipare l'entrata in vigore delle nuove tariffe. E domenica 15 novembre si svolgerà regolarmente il mercato ambulante della Stradomenica in piazzale Carducci a Pesaro. L'evento si svolgerà in sicurezza e nel rispetto di tutte le norme di prevenzione e di contenimento del Covid-19, oltre che con il prezioso ausilio di Polizia Municipale e Protezione Civile. E dallo scorso 6 novembre, con gli effetti dell'ultimo DPCM, le biblioteche sono chiuse al pubblico. L'attività del personale a lavoro però non si è mai fermata per poter garantire a tutti i lettori cittadini nuovi servizi, come ad esempio il prestito a domicilio. Vediamo. Anche in questo periodo di chiusura forzata delle biblioteche al pubblico, l'attività e la lettura non si ferma a Pesaro Città che Legge. È possibile quindi alla Biblioteca San Giovanni ordinare i propri libri ed ottenere anche la consegna a domicilio degli stessi, riferendosi ai contatti della biblioteca, così come anche le biblioteche di quartiere, è possibile richiedere i propri titoli preferiti o usufruire della consegna a domicilio. Le biblioteche di quartiere, che sono quattro, lo ricordiamo, la Biblioteca Braille di Baia Famiglia, la Biblioteca di Villa Fastigi, la Biblioteca delle Cinque Torri e la nuovissima Rodari di Borgo Santa Maria, sarà possibile anche recarsi presso le biblioteche e ricevere dei pacchi prestito a sorpresa con diversi titoli in delle confezioni regalo quasi ad anticipare i pacchi natalizi e che sono trasversali nei generi per tutta la famiglia, per gli adulti e per i bambini. Oltretutto è possibile anche continuare a iscriversi alla Media Library online per ottenere l'accesso digitale a decine e decine di migliaia di testi di audiolibri, videolibri e di tutto quello che può essere fruizione culturale, film, file audio e tantissimi contenuti multimediali. Quindi sicuramente è una grandissima opportunità da cogliere, in particolar modo in questi giorni complicati ma importanti per la lettura. Per la Biblioteca San Giovanni è possibile richiedere il prestito di libri a domicilio telefonicamente, via mail oppure tramite la pagina Facebook. La scadenza dei prestiti viene prorogata fino alla riapertura. Per le restituzioni invece i volumi potranno essere depositati in via Passeri, nel contenitore vicino alla porta d'uscita, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 14. Per iscriversi alla Biblioteca San Giovanni è necessario inviare una mail a biblioteca@comune.pesaro.pu.it. Stesse modalità per le biblioteche di quartiere, in cui i libri potranno essere ritirati in assoluta sicurezza dentro buste nominative all'ingresso esterno della biblioteca. I volumi da riconsegnare invece saranno lasciati in appositi contenitori dove rimarranno per 72 ore prima di essere rimessi in circolazione. Per effettuare il prestito è necessario contattare telefonicamente o via mail la biblioteca di riferimento. E sono riprese le attività e gli allenamenti del mini basket targato Bis Pesaro. Marco Cadeddu ne ha parlato nella prossima intervista con il general manager dei Bis, Graziano Sartini. Io ho iniziato qui, avevo 18 anni, allenavo qui alla Falco. Mi ricordo ancora che c'era il casottino dove tenevamo i palloni, che adesso è tutto in disuso, gli spogliatoi non ci sono più, però è rimasto un campo stupendo in questo fossato, per cui anche abbastanza riparato dal vento, e abbiamo messo qui bambini più piccoli, quindi 2015, 14, 13 e 12. Ecco, quindi cosa stai riproponendo? Gli allenamenti all'aria aperta? Tutti i ragazzi dei B sono stati convogliati in questo campo, quell'età, mentre invece al campo Nike abbiamo i bambini più grandi, quindi 2011, 2010, 2009,
Abbiamo preso due campi dove c'è l'illuminazione, quindi andiamo fino alle 6:30, 7 con gli allenamenti. I bambini sono contentissimi, i genitori non te lo dico quanto ci hanno ringraziato. Ecco, ma io invece ti chiedevo, ma queste mamme che sono sempre apprensive, che proteggono sotto una bolla i propri figli, invece te li mandano liberamente? Sì, perché sono cambiate le cose. Si accorgono che i figli si stanno ingrassando, si stanno impoltronendo, stanno diventando pigri, è una situazione che non va bene. Anche le mamme sono rimboccate le maniche, calzamaglia, ginocchiera, cappellino. Infatti anche il nostro abbigliamento cambierà da oggi in poi, sì. Non sarà più la t-shirt ma sarà la maglia maniche lunghe, hai capito? Il cappellino, lo scaldacollo, tutte cose che serviranno per giocare all'aperto, perché tanto se tutto va bene fino a febbraio-marzo si giocherà in queste condizioni. Ecco Graziano, allora orari, luoghi per chi volesse iscriversi ai BIS. Oh, chi vuole iscriversi al BIS va nel nostro sito Facebook dove trova tutti i numeri. Pagina Facebook sì. Dove trova tutti i contatti. Sì. E qui al San Carlo, grazie alla disponibilità di Don José che ci ha dato il campo, abbiamo i bambini del 2015, 2014, 2013, 2012. Mentre invece nei 4 giorni della settimana, iniziamo dalle 4:30 fino alle 6:30. Mentre invece al campo Nike, dove c'è Nicola Morelli con gli altri istruttori, ci sono i 2011, 2010 e 2009. Sono altri 6-7 gruppi di ragazzi che si allenando sono più grandi, quindi sono sempre tutti. Cioè il 2009 mi ha impressionato perché su 40 bambini che abbiamo, 39 si allenano. E scopriamo adesso come le aziende del nostro territorio si stanno preparando in vista del Natale. Ciao a tutti, sono Federico di Garda Center Florio, ci troviamo qui a Pesaro in Via Lombardia, zona Via Toscana, e quest'anno abbiamo completamente rivoluzionato il nostro garden, nell'obiettivo, la speranza di portare la magia del Natale nel cuore delle persone. E tutti i weekend avremo tante iniziative per i più grandi e anche per i più piccoli, quindi ci sarà Babbo Natale nella sua casetta che vi aspetterà per portargli la letterina o fare una foto insieme a lui, avremo due simpaticissimi pony pronti ad essere accarezzati dai bambini e tanti piccoli animaletti con i quali giocare. Inoltre avremo un presepe con figure e personaggi a grandezza naturale che da illuminato è veramente molto molto bello, vi consiglio di venirlo a vedere. E poi il nostro showroom natalizio, come potete vedere, con tutto quello che riguarda le decorazioni della casa, quindi alberi di Natale, palline, luci, elfi, gnomi, lanterne, sia per decorare la vostra casa che per il vostro balcone ed il vostro giardino. Federico, rispetto all'anno scorso avete davvero incrementato l'offerta natalizia. Sì, quest'anno abbiamo completamente rivoluzionato il nostro garden e vi mostro una novità degli ultimi anni, ma in particolar modo abbiamo ampliato l'assortimento quest'anno, e sono le lanterne scintillanti. E sono bellissime, hanno un effetto molto molto bello e particolare al buio. E tra le più simpatiche potete notare il Babbo Natale con la cabina telefonica. Raccontiamo meglio quali sono gli orari d'apertura, il sabato, la domenica, in che orari si possono trovare queste attrazioni, in che orari si può venire qui a fare le compere. Sì, anche dopo l'ultimo decreto noi possiamo rimanere aperti tutti i giorni, quindi anche nei weekend. Allora, diciamo che tutti i giorni sarà Natale, ma nei weekend saranno magici. Quindi nel sabato pomeriggio e domenica pomeriggio troverete Babbo Natale, i pony, gli animaletti, troverete diciamo tutta l'atmosfera natalizia al completo. Vi consiglio di venirci a trovare, ci troviamo qui a Pesaro al Garden Center Florio in Via Lombardia, zona Via Toscana. In chiusura un flash di sport, perché la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha comunicato che altri componenti del gruppo squadra sono risultati positivi dopo l'ultimo tampone effettuato. Tutti i soggetti sono asintomatici. Gli accertamenti diagnostici effettuati hanno certificato la presenza di 8 membri della squadra positivi al Covid-19. Vista la necessità di preservare la salute dei tesserati di entrambe le squadre e di tutte le altre componenti coinvolte, è stato quindi disposto il rinvio della gara in programma domani a Bologna contro la Virtus. E lo sport sarà protagonista di questa prima serata su Rossini TV, perché a partire dalle 20:30 in diretta potrete assistere al match Italservice Pesaro che sfida in casa il Futsal Genova. Domani invece puntuale alle 7:20 torna la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini, e alla conduzione troverete Antonio Astuti. E lunedì 16 novembre partirà invece su Rossini TV Casa Rossini, il nostro nuovo programma condotto da Paolo Pagnini, in diretta alle ore 10 e poi in replica alle 16 ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Queste erano le notizie del nostro telegiornale di questa sera, vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia e vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Rossini TV.